Bene, anzi male. Buonasera a tutti. Scusate l'orario, ma abbiamo appena finito di fare giunta e ho deciso di fare questa diretta perché anche oggi, giustamente, sono stato riempito da fotografie, video, segnalazioni, articoli di giornali rispetto a quello che già in passato ho definito uno scempio è che anche oggi non potrei definire diversamente, che è questo l'epistecillato. Una storia che è nata male e che rischia di finire peggio rispetto a come è nata. Come sapete, quando sono rientrato alla fine di ottobre, la prima cosa che ho fatto è quella di provare a vederci chiaro rispetto a questo progetto si chiamano Bike Lane, mi hanno spiegato. Per capire insomma come si potesse correggere questo tipo di attività che, diciamo, in astratto è una cosa positiva perché migliora la mobilità, favorisce l'utilizzo di mezzi sostenibili come ad esempio la bicicletta, ma se fatta male può solo essere negativa, e questa di oggi è un'opera inutile, un'opera pericolosa, un'opera che sicuramente non potrà portare i benefici per cui è stata programmata. Quindi ha fatto da subito un incontro con i progettisti per capire come quest'opera potesse procedere in maniera corretta rispetto invece a come non lo era stata all'inizio. Evidentemente non ci hanno sentito, non ci hanno voluto sentire rispetto a questa richiesta, e allora quello che ho dovuto fare già precedentemente è stato richiedere la sospensione dei lavori, e poi vi spiegherò a che cosa è utile questa sospensione dei lavori. La diretta, oltre a farvi vedere, qualora non l'aveste visto, lo scempio, qua siamo in Via De Nava, ma tutte le altre zone della città dove è stata fatta questa bike lane sono allo stesso modo. La diretta è per comunicarvi che la sospensione dei lavori da parte del dirigente è arrivata oggi, dopo l'ennesima richiesta formulata. Ve la leggo. Con riferimento all'intervento in oggetto, in continuità con quanto già espresso in merito alle problematiche emerse su questo appalto, preso atto delle ulteriori criticità riscontrate durante l'attuale esecuzione dei lavori, con la presente si richiede di voler sospendere con effetto immediato i lavori in corso e di relazionare a stretto giro sullo stato dei lavori già eseguiti, sulle tempistiche previste per la conclusione e sui correttivi messi o da mettere in campo per efficientare le attività residue da realizzare. Naturalmente non è soltanto questo che noi facciamo, perché con questa sospensione dei lavori io ho chiesto di vederci chiaro rispetto alle responsabilità dei progettisti, dei RUP, di tutti coloro che avrebbero dovuto vigilare anche sulla corretta esecuzione
dei lavori e che evidentemente non lo stanno facendo. Guardate questa cosa, quanto è pericolosa, a parte il fatto che siamo sulla corsia degli autobus e quindi che prima sono passati degli autobus e per fortuna non c'era nessuno che utilizzava la pista ciclabile, non la utilizzate questa pista ciclabile. Guardate qui come hanno eseguito i lavori, cioè hanno, io non sono un tecnico per carità, ma non credo che serva una laurea in ingegneria o in architettura per capire che una pista ciclabile non si può realizzare in questo modo, cioè veramente questo è un attentato alla sicurezza e direi anche all'intelligenza dei cittadini. Guardate qui come sono stati realizzati, guardate anche qui come viene fatta, sembra un'attività degli scavi per passare la fibra e i sottoservizi dove ancora devono ripassare per ripristinare. Guardate qui invece come è stato invece deciso di coprire questo tombino, credo che qui sia un tombino delle telecomunicazioni evidentemente, e guardate qui ancora invece, guardate qui è stata sagomata, lì la forma geometrica era quella del trapezio, qua è quella del quadrato, guardate come l'hanno fatta, guardate qui, poi qua procede, c'è una specie di scivolo, qui c'è un garage e si accompagna, insomma procede tutta così, ma per non parlare di quella all'inizio del corso Garibaldi, per non parlare di quella sul Calopinace, per non parlare di quella sul Ponte della Libertà che finisce contro un palo della pubblica illuminazione. E allora la misura è colma, i cittadini non possono pagare il prezzo dell'incapacità, dell'imprudenza, dell'imperizia e di tutto quello che ci può essere dentro l'esecuzione e la progettazione di questi lavori. Pensate che quando ho incontrato i progettisti con le migliori intenzioni per provare a rimettere in piedi un progetto e un lavoro degno di questo nome, mi hanno detto che loro sono i tecnici e che il progetto va bene e che è il migliore progetto al mondo. E allora che queste persone si palesino, che queste persone spieghino alla città, tutti questi grandi progettisti di questa mega opera, che spieghino alla città come è possibile realizzare un lavoro in questo modo, come è possibile progettare una bike lane su un tratto di strada dove passa l'autobus e non c'è neanche lo spazio per fare passare l'autobus, e dicano ai cittadini come hanno concepito questo progetto di mobilità per la città. Sicuramente da parte mia, oltre a verificare se c'è la possibilità di poter continuare il progetto, si verificheranno le responsabilità civili, penali e amministrative di chi ha permesso questo scempio, che sicuramente non pagherà la città, ma pagherà qualcun altro. Ce lo dicano loro come si può fare una schifezza del genere. Che vengano a dirmi che loro sanno il colore, loro sanno i tratti, loro hanno fatto già il tracciato e tutto funziona. Lo dicano alla città. Buonasera. Arrivederci.